Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi parleremo di personalizzazione. Cosa c'è di più bello di avere un capo esclusivo con la personalizzazione creata da noi stessi, magari anche il nostro nome o la nostra frase preferita. Bene, Tessiland vi offre questa possibilità. Vediamo insieme come. Ed eccole qui le nostre targhette. Iniziamo da quelle leggermente più grandi e in tessuto ecopelle. La misura di queste targhette è di 5 cm per 3 all'incirca. Il foro ha un diametro di 1 mm e possiamo vedere sono due per ogni angolo. Queste, come tutte le targhette in ecopelle, sono disponibili in diverse colorazioni, quindi abbiamo il bianco, il cipria, oro, tiffany e titanium. Quelle che vediamo qui hanno tre grafiche differenti. Partiamo dalla prima, si tratta della targhetta personalizzabile Romantic Maxi Ecopelle. La seconda che vediamo è la targhetta Handmade ed infine la targhetta Limited Edition. La personalizzazione che voi andrete ad indicare andrà a sostituire la dicitura appunto Tessiland. Quindi per la prima vediamo verrà posta in basso sotto il gomitolo, nella seconda qui centralmente con la scritta in alto Handmade e qui ancora centralmente tra Limited Edition. Continuando con le targhette in ecopelle vediamo anche altri formati. Iniziamo con la targhetta Love, Elegant, quadrato, ovale, cerchio e rettangolo. Passiamo ora alle misure. Il foro applicato su tutte ha un diametro di all'incirca 1 mm. La misura della targhetta Love è di 4 cm per 2,5 di altezza all'incirca. La misura invece della targhetta Elegant è di 4 cm per 2 all'incirca. La targhetta quadrato ha invece una misura di 2 cm per 2. 2 cm anche per il diametro della targhetta cerchio. La targhetta rettangolo ha invece una lunghezza di 3 cm all'incirca per 1 di altezza e la targhetta ovale è di circa 3 cm per 1,5. Per quanto riguarda la personalizzazione nella targhetta Love, la scritta Handmade qui in basso rimarrà parte della targhetta, verrà invece sostituita la scritta Tessiland Creations, mentre per le altre targhette la personalizzazione sarà completa di tutti i caratteri. Ovviamente vi ricordo che i caratteri che è possibile aggiungere alle targhette sono 20. Passiamo ora alla targhetta, sempre in ecopelle, Double. Questa targhetta da aperta ha una misura di 2,5 cm per 5 cm all'incirca. La caratteristica è che questa targhetta può essere ripiegata su se stessa e poi applicata tramite questi forellini in alto che hanno il diametro di 1 mm all'incirca. La personalizzazione sarà doppia sia sul lato frontale che sul retro. Anche questa targhetta è disponibile nei colori bianco, cipria, oro, tiffany e titanium. Passiamo ora alle targhette personalizzabili su materiali più rigidi. Partiamo con il plex specchiato. Queste targhette arriveranno con una pratica pellicola di protezione che andrà poi rimossa. Come vediamo le forme disponibili sono diverse, abbiamo la nuvoletta, il cuoricino, il cerchio, ovale e quadrato. Tutte queste targhette sono disponibili nelle tre colorazioni che vediamo, quindi specchiato argento, specchiato oro e specchiato bronzo. Le misure delle targhette cerchio, ovale e quadrato saranno le stesse di quelle in ecopelle, mentre invece per la nuvoletta le misure sono di 3 cm per 1,5 all'incirca e quella del cuoricino di 2 cm e mezzo per 2,5. Lo spessore di tutte le targhette in plexiglass è di 3 mm all'incirca. Come vedete l'incisione viene fatta sul retro, quindi questo vi permetterà di avere una superficie liscia. Passiamo poi alla targhetta in plex trasparente. Con questo contrasto dovrebbe essere più facilmente visibile l'incisione che anche in questo caso viene fatta dal retro. Ed infine abbiamo le targhette in legno MDF con personalizzazione a laser. Approfitto proprio di questa targhetta per ricordarvi che, come potrete vedere, in questo caso la personalizzazione è stata centrata. Sulla foto in catalogo potrete vedere che invece la personalizzazione si trova lateralmente. Questo accade in casi in cui è necessario appunto migliorare l'inserimento della personalizzazione, in quanto in alcuni casi
Tutti i caratteri non potrebbero essere inseriti lateralmente, quindi Tessiland, per garantirvi un risultato sempre ottimale, ha preferito quindi centrare la personalizzazione. Le targhette sono disponibili davvero in tantissimi formati, ci sono davvero per tutti i gusti e anche per tutti i materiali. Partiamo quindi da quelle in ecopelle, abbiamo poi quelle in legno e anche in plexiglass. Per tutte le targhette che abbiamo visto, vi ricordo che il limite dei caratteri che è possibile aggiungere è di 20, compresi gli spazi e le punteggiature. Vi ricordo inoltre che non sarà possibile inserire caratteri che siano differenti da quelli alfanumerici, quindi eventuali, ad esempio una stellina, un cuore, non potranno essere aggiunti. Gli unici disegni che saranno presenti sulla targhetta saranno appunto quelli già prestampati su di essa. Quindi vi ricordo sempre di verificare la personalizzazione che è stata aggiunta. Ad esempio, fare attenzione che tutte le parole siano scritte per intero, quindi valutare bene la frase in alcuni casi che si preferisce inserire o la parola che si va a richiedere. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi, ma prima vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessiland News!